I modelli in scala e le miniature sono stati parte integrante del cinema da quando Georges Méliès realizzò nel 1902 Viaggio sulla Luna. Le prime miniature furono usate per ricostruire eventi storici come The Battle of Manila Bay, realizzato dalla Vitagraph al principio del secolo. A quell'epoca si potevano creare effetti dalle cose più insolite, come i sigari del produttore. Negli anni 20, il regista tedesco Fritz Lang diede un nuovo impulso al modellismo con il suo rivoluzionario, epico, fantascientifico Metropolis. Questa pietra miliare del cinema richiese quasi 2 anni di lavorazione. Si dice che siano stati necessari circa 2 chilometri di strade e grattacieli in miniatura, che costarono la metà del budget a quei tempi scandaloso di 2 milioni di dollari. Negli anni successivi furono i modellisti a darci la veduta cinematografica di New York e Gotham City, il castello di Frankenstein, il castello di Dracula, l'Hindenburg e il Nautilus, Terminator, il gigante bianco di Ghostbusters e uno dei modelli più famosi di tutti i tempi, l'astronave Enterprise. Fu ideata dal creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, e dallo staff degli effetti speciali guidato da Howard Anderson Jr. With Matt Jeffries designing the Enterprise, it took probably 3 months of working with Dick Dayton to evolve the materials and how to build the Enterprise. I built the model out of wood for Gene's approval. And once he saw it, he made some changes. And from that point on, I made the large model, which was 4 times the size of the smaller one. And we're talking about the large one being 12 feet long, give or take a few inches. Quando Star Trek Deep Space Nine ebbe un enorme successo nel 1987, il supervisore degli effetti speciali, Rob Legato, fu chiamato a realizzare gli effetti per la omonima serie televisiva. Legato e il suo collega Dan Curry presero il comando per le prime nuove serie di Star Trek. Questo lavoro fruttò loro un Emmy nel 1992. One of the biggest challenges working on Star Trek is you have no idea what's going to come up in the next week, so you don't get a chance to plan and come up with these great ways of doing things. You have to do it on the cuff, and the hard part is sometimes it's extremely challenging, and would you rather spend 2 weeks designing it or 3 weeks designing it? You have a couple hours because they want a budget by noon. Prima di lavorare a Star Trek, Legato si è fatto le ossa girando spot pubblicitari come questo con la famosa società di Robert Able. Le riprese con i modellini sono sempre state la sua specialità. The great thing about shooting models as opposed to computer graphics is that you can get into a happy accident. A light can hit something a particular way and you take advantage of that, and in computers you don't necessarily do that. You have to plan for that accident. Ora con Star Trek Deep Space Nine, Rob deve affrontare una nuova serie di problemi. Il film richiederà alcuni modelli più elaborati e miniature mai costruite per la televisione. Il modello più importante della serie è la stazione spaziale Deep Space Nine. La stazione, un avamposto lungo più di 1,5 chilometri agli estremi confini dello spazio, fu ideata dal disegnatore Herman Zimmerman e dai produttori esecutivi Michael Piller e Rick Berman. Rob Legato, come produttore degli effetti, supervisiona la costruzione e le riprese del modello, ma progetta e realizza anche tutte le sequenze con effetti. They showed me what it is they want to do, then we got into practicality of it, and how big something like that needs to be, what we actually will make, and what's actually needed to get the show done. L'uomo scelto da Rob per costruire la stazione spaziale è Tony Meininger, un costruttore di modelli molto bravo e preciso. When we first approached Tony about the model, the key word was getting as much detail and as many small lights on the ship as possible to make it look absolutely enormous. Tony si mette al lavoro con il suo staff. Dapprima si costruiscono 40 blanks, piccoli elementi molto elaborati in legno, plastica e plexiglass. Quando i blanks sono pronti, vengono fusi in stampi di silicone, che verranno usati per creare diversi duplicati dei pezzi della stazione spaziale.
I duplicati vengono realizzati in epoxy glass, un materiale scelto per la sua resistenza e consistenza. L'epoxy glass è anche leggero e facile da versare quando è allo stato liquido. Una volta che i pezzi sono finiti, vengono levigati e ritoccati a mano con cura. Il modello viene dipinto con delle lacche per automobili abbastanza resistenti e poi invecchiato con qualche strato di vernice. Nella fase finale di costruzione, un tubo al neon preparato appositamente viene sistemato all'interno del modello per illuminare la stazione. Like that. If you look where I'm looking, don't you look? You're looking from above. Look from IOC, so you don't see the bulb. So are these ever going to get pulled out? I guess not. No, they're permanent. Vengono aggiunti più di 1000 cavi di fibra ottica per poter dar luce ai finestrini. You see, there's lots of little holes in here. Those will get drilled out a little larger, and then a fiber optic filament will be put in there. Neon illuminates the fiber optic so that you see the glow on the outside of the ship. Now you have to look at the instruction booklet. Costruita con circa 2000 pezzi, la stazione spaziale è resistente ma sorprendentemente leggera, grazie alla struttura d'acciaio e al rivestimento esterno di epoxy glass. L'intero modello pesa soltanto 45 kg. Quando la stazione spaziale è finalmente finita, viene portata all'Image G, uno studio di effetti speciali a Hollywood, dove viene messa in funzione e filmata. The first time the station got plugged in, it was terrifying. It was beautiful. It was, you know, everything that we wanted creatively on the station, except that it was enormous. And I looked at my list of 86 shots that I have to do with this station and just like got a knot in my stomach. It's like, how am I going to pull all this off? I think we get that to work, Eric. Rob ha utilizzato un computer per controllare il movimento della macchina da presa, che si deve muovere dolcemente intorno alla stazione, dando l'illusione che stia volando nello spazio. He actually took what you did last time, the first and second one, and combined them. The first being where you see almost all of the underneath. Now, what was that comment again on camera? It's just fine to me. Yeah, Carrie? Great, love it. Yeah, Care? Very, very nice. Alla fine, il modello della stazione spaziale sembra sufficientemente realistico. Il passo successivo di Rob è lo stabilimento della Paramount a Hollywood. Qui, nello studio 18, lavora con il regista David Carson alle riprese dal vivo che saranno montate insieme a quelle della stazione spaziale. Anche questa troupe usa il sistema di controllo del movimento della macchina da presa. Il cuore del sistema è un computer che coordina i movimenti. Questo permette di registrare tutti i movimenti e di ripeterli con assoluta precisione ogni volta che è necessario. Dopo che il set è stato preparato, vengono chiamati gli attori e la scena viene completata dopo pochi tentativi. Quando queste riprese sono finite, Rob proietterà un'inquadratura della stazione spaziale su uno sfondo blu. Questi ultimi sono spesso usati come sfondi provvisori per le riprese con le miniature. A fine riprese, il blu viene rimosso elettronicamente e sostituito con un'immagine del modello. Lo sfondo blu e la macchina da presa computerizzata permettono ai realizzatori del film di riprendere gli attori con la stazione spaziale che appare fuori dagli oblò. Questo effetto di continuità è reso possibile dai modellisti. Le avvincenti battaglie spaziali sono sempre state il banco di prova per i modellisti. In questi serial di Flash Gordon della fine degli anni 30 abbiamo visto alcuni dei primi scontri nello spazio. Oggi le guerre stellari hanno raggiunto un nuovo realismo che comprende un lavoro estremamente impegnativo e minuzioso, addirittura inimmaginabile. Ogni modello deve essere girato con la macchina da presa computerizzata. Rivedendo più volte le riprese, Rob Legato è in grado di equilibrare l'illuminazione del modellino con l'esposizione della pellicola. When you shoot a model, we end up shooting about five passes. We do a beauty light pass, we do a matte pass,
And then every subsequent lighting pass after that, blinking lights, engines or whatever, they're all shot separately. L'ultima ripresa è quella dell'astronave su uno sfondo stellato. Poi tutto è pronto per essere unito. Un'altra difficoltà delle battaglie spaziali è che le astronavi devono sembrare reali, cioè non sottoposte alla legge di gravità. Nello spazio tutta la materia è senza peso e la gravità è assente. Filmando la scena della battaglia per Star Trek Deep Space Nine, Rob Legato deve simulare un ambiente senza gravità in cui un'astronave nemica costringe quella della Federazione a uscire dalla galassia. I modelli di solito vengono filmati in un set speciale, ma per far esplodere la Saratoga le riprese devono essere fatte in un set più grande per motivi di sicurezza. L'esplosione deve essere molto forte e deve produrre una tale quantità di schegge che la renda credibile. I know how big. Okay. The last time I did this, we cleared the stage. Yeah. Okay. I stood outside and debris went over my head. Il primo dei tre modellini della Saratoga costruiti per l'esplosione viene riempito di Primacord. Questo materiale è abbastanza potente da spezzare a metà un modellino. Per simulare l'assenza di peso nello spazio, il modello viene sospeso a un cavo e la macchina da presa viene diretta verso l'alto. Durante l'esplosione, le schegge scenderanno verso l'obiettivo, dando l'illusione della mancanza di gravità. Una lastra di Lexan, una plastica molto resistente, viene utilizzata per proteggere l'obiettivo. Un ventilatore accanto alla macchina da presa farà in modo che le schegge non coprano l'obiettivo. It would be a shame if a piece of debris landed right on top of the shot and obscured the rest of the fire and explosion of the ship. La macchina da presa utilizzata è ad alta velocità, così la ripresa proiettata al rallentatore accentuerà la sensazione di assenza di gravità. L'esplosione sembrerà breve vista a occhio nudo, ma filmata a 240 fotogrammi al secondo durerà 10 secondi. A little firecracker going off when you record it with the video camera, but when you see it on film, it'll look like a big explosion. Ognuno raggiunge il suo posto e le cariche esplosive vengono fatte saltare. La macchina da presa sta girando a 240 fotogrammi al secondo. It wasn't exactly the way we had in mind when it exploded. So what we're going to do is they're increase the explosion so it shatters more and then also cuts the wire so the ship is not left hanging. Un altro modello viene preparato con più cariche esplosive e viene sospeso al cavo per la ripresa. La seconda esplosione è andata meglio, ma Rob vuole fare un altro tentativo. E questo sarà l'ultimo, perché non ci sono più altri modelli. It's a souvenir for a Star Trek convention. We're going to have these autographed and sent out. L'ultima esplosione distrugge completamente l'astronave. That was great. That was worth waiting for. Usually, for some reason, everything goes in threes. You just, and on the third one, and we nailed it. Alla fine, l'intera sequenza è montata e il risultato è sorprendente. Un paesaggio in miniatura comporta una serie di problemi completamente diversi da quelli di un'astronave o di una stazione spaziale. Per un ambiente costruito in miniatura, il realismo è più importante della precisione tecnica. Le miniature sono spesso usate per creare delle ambientazioni molto stilizzate. Questa Las Vegas in miniatura per Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola fu costruita su un set in cui le luci e la macchina da presa potevano essere controllate con cura. Un altro uso importante delle miniature è per creare ambienti logisticamente impossibili, come queste vedute marziane per Atto di forza. Per Deep Space Nine, Rob Legato ha bisogno della superficie di un pianeta ostile e tempestoso. E siccome un luogo del genere non esiste, Rob deve crearlo in miniatura. People land on this planet or this planet's surface, one looks out the window and sees a hellstorm. The other person, exactly the same time, sees a garden. And this whole motion control thing is set up because the hell reality is all miniature. It's all a 20-foot by 18-foot miniature landscape. Il giardino è la parte più facile. Un parco di Los Angeles costituisce l'ambientazione perfetta.
Per il pianeta in miniatura, Rob si rivolge a Greg Jane, modellista affermato. 46°. Greg Jane ha lavorato nei film Ottobre Rosso, War Games e Star Trek, ma la sua più grande impresa è stata l'astronave madre di Incontri ravvicinati del terzo tipo. We just about finished it when Steven decided he wanted to change the design, and he called in Ralph McQuarrie to do some sketches, who had just done a lot of work for George Lucas up on Star Wars. And then our shop made some little maquettes, and we sort of combined them both together and got that sort of floating refinery in space look. Alcuni dei migliori lavori di Greg sono delle miniature. Quello di Los Angeles ricostruita per 1941 di Steven Spielberg è il progetto più importante che abbia mai affrontato. 1941 was probably our most intricate set and the one I liked the best. It was actually a miniature that belonged in a museum rather than on a soundstage. Model making is basically a therapy to me. It's like basket weaving. If I don't do something with my hands, I would probably go nuts. Per la miniatura del pianeta infernale, Greg ha chiesto a Mike Hosh di scolpire le rocce dei canyon con fogli di schiuma di poliuretano alti un paio di metri. Hosh usa questo materiale molto leggero perché è facile da modellare anche nei dettagli. You just have to transfer in Sharpie. Okay. What areas we cut out so we can just start whacking it out. La base del canyon è fatta in un primo momento in una versione ridotta che si chiama maquette, con una schiuma di uretano più densa. Le dimensioni vengono successivamente ingrandite con lo stesso materiale dalla sua equipe di scultori. Una volta completati, i singoli pezzi sono montati nell'arco di una giornata. A Gene e alla sua equipe sono servite 3 settimane per creare i 62 pezzi che costituiscono il paesaggio. E il paesaggio del pianeta infernale sarà filmato con una serie di effetti che creeranno l'illusione di una tempesta. As much hell as we can afford is what we got. Il sincronismo dei lampi sarà programmato in un computer per far sì che combaci perfettamente alle riprese dal vivo. Il pianeta viene ricoperto da una nebbia misteriosa, ricavata dall'azoto, tenuto sotto pressione a meno 180 gradi. Quando tutti questi elementi sono messi insieme, il pianeta infernale ha un aspetto veramente minaccioso. It's beautiful. You have a strange eye for beauty, Dax. Gli attori di Deep Space Nine sono chiamati a recitare una scena drammatica. Dax, Terry Farrell, vede soltanto un giardino tranquillo, mentre Avery Brooks, Sisko, immagina di trovarsi su un pianeta ostile. Il punto di riferimento per questi attori è lo sfondo blu, l'unica cosa che vedono veramente. I am Commander Benjamin Sisko, of the United Federation of Planets. In seguito, lo sfondo blu sarà sostituito da immagini del giardino o del pianeta infernale. I suppose the only way to prepare for blue screen is to go into your imagination, ultimately. I mean, you have to use your imagination all the time. Low-level ionic pattern. It's probing us. Someone's idea of shaking hands, maybe. Most of the time we speak to the actors and tell them what it is that we're going to put in, because all they see is just blue or an X on a C-stand or something like that to where their eye line's going to be. And it's pretty hard for them to picture this exciting hellstorm when there's none of the elements are there. No, they haven't told me how they're going to create this shot. You're going to have to go and see too. Mentre gli attori recitano, Legato deve ricomporre tutti gli elementi del puzzle nella sua testa. The hard part is imagining all that in advance, saying, okay, this is what we really want to do, then break it up, says, okay, this is going to shoot here in a garden, this is going to shoot blue screen, this is going to shoot as a landscape miniature, this is going to be clouds, and figure out how it's all going to cut together and try to do it in some economic way. Creare una sequenza così complessa richiede un progetto articolato e un'esecuzione impeccabile. I risultati dimostrano che gli sforzi dell'equipe sono stati premiati. I modelli e le miniature sono usati per creare una varietà di effetti diversi. Se una scena richiede una stazione spaziale, lunga quasi 2 chilometri, un pianeta infernale o un'esplosione, questi artigiani pieni di risorse sono chiamati a prestare la loro opera. Model building today is just overwhelming.
as far as the detail, the credibility, compared to the models that were built and the way they were shot, say 25 years ago for Star Trek. Fino a quando esisteranno artisti come Greg Jean, Rob Legato e Tony Meininger che creano modelli e miniature, sicuramente le scene saranno un modello di perfezione. Eternamente belle, eternamente giovani.